Brancaccio che è in collegamento, voglio dire, stiamo parlando di personaggi che sono ascoltatissimi nella realtà italiana, censurati, cancellati. Non sì, si è parlato di loro, non c'è nessun telegiornale, diciamo, soprattutto della RAI, che abbia dato spazio a questo appello. Ci sono lodevoli iniziative di giornalisti che cercano comunque di aprire degli spazi al dibattito, però noi dobbiamo parlare del sistema. Ecco, per esempio, c'è Brancaccio, è interessante che lui ci spieghi come questo sistema informativo nel suo complesso abbia, per esempio, ragionato delle, come dire, delle questioni economiche che sono alla base della guerra, che è il senso anche del loro appello, dell'appello di Brancaccio. Infatti, e di tanti altri economisti di cui ha parlato Le Monde, ha parlato il Financial Times, ma in Italia non si è aperta nessuna discussione, diciamo, è stato trattato pochissimo. Comunque, sentiamo cosa dice Brancaccio. Allora, anche su questo avrebbe qualcosa, ma ti do subito la parola, ma voglio sentire il professor Brancaccio, perché lei ha aderito all'appello di Michele Santoro, però insieme ad altri economisti europei ha scritto un testo dal titolo Le condizioni economiche per la pace. Lei dice che oggi la pace si fa solo sui soldi. Cosa vuol dire concretamente? E siccome ricordava giustamente Santoro che questa lettera, questo testo è stato pubblicato dai più grandi giornali internazionali, a cominciare dal Financial Times, in Italia poco? Sì, paradossalmente di questi tempi è più facile pubblicare sul Financial Times che sul Corriere della Sera, ma è una mia sommessa osservazione. No, il punto è che noi con questo appello, diciamo, cerchiamo in un certo senso di segnalare ancora una volta una lacuna nella informazione e nel dibattito prevalente sulla guerra. La lacuna, secondo noi, sta nel fatto che viene quasi completamente trascurato un tema che invece è al centro delle dichiarazioni, guarda caso, dei grandi rappresentanti della politica estera dei paesi coinvolti nei conflitti, parlo di Blinken, di Lavrov, di Wang Yi e così via. Questi alti rappresentanti della politica estera insistono nel, diciamo, segnalare che i venti di guerra di questo tempo, in Ucraina e non soltanto, potrebbero costituire un grande spartiacque storico. Uno spartiacque non solo sulle questioni di confine territoriale, di cui molto giustamente si discute, ma anche e soprattutto uno spartiacque che dovrebbe delineare il profilo del futuro ordine economico mondiale. Un futuro. Ma quindi quando lei dice la pace si fa solo sui soldi, cosa vuol dire concretamente? Voglio dire che le questioni economiche sono al centro dei venti di guerra, eppure non se ne discute. Sostanzialmente abbiamo due posizioni che si scontrano, quella, possiamo dire, libero scambista dei cinesi e di vari altri paesi non allineati, la Russia e così via, una posizione che vorrebbe rendere sempre possibile la libertà di esportazione di beni e di capitali verso Occidente, e abbiamo dall'altro lato la posizione americana, che è diventata fortemente protezionista da diversi anni a questa parte per ragioni di indebitamento verso l'estero americano, e questa posizione protezionista si scontra con il libero scambismo cinese. E ecco, quindi questo secondo noi è il grande fattore di attivazione dei conflitti in corso. Se non lo disinneschiamo diventa un problema. Allora, follow the money, seguire sempre i soldi. Ma Massimo Giannini, siccome non possiamo ignorare il fatto che in Italia siamo fermi da più di 14 mesi, tanto dura la guerra in Ucraina, su chi è a favore dell'Ucraina e chi non è, senza se e senza ma, a favore di Zelensky e degli ucraini, è filo putiniano. Tant'è che Crosetto l'altro giorno ha detto chi è pacifista alla fine sta con i russi. Allora qui siamo tutti putiniani? No, allora anche da questo punto di vista condivido quello che hanno appena detto Michele Santoro e Brancaccio.
consentitemi di fare però una difesa ancora una volta del mio giornale, perché io ho una posizione e il giornale ha una posizione saldamente atlantista, sa esattamente da che parte stare in questa guerra. Ovviamente dobbiamo aiutare la resistenza ucraina, ma io amo il dibattito e quindi sul mio giornale è come se ne abbiamo parlato di queste cose. Beh, serve anche a questo la manifestazione, l'iniziativa di Michele Santoro dopodomani, perché non è solo dobbiamo no alla guerra. Tutti insieme nella RAI, no? Cioè diciamo che vedevamo stamattina, cioè, è un'azione che mi ricorda tanto il living, diciamo, del 68, questa qui di spogliarsi nudi. Lo faremo, sì, tutti quanti. Tutti Viale Mazzini, tutti a Viale Mazzini. Anche se i fotografi magari si accaniranno sull'unica schiena femminile, diciamo, che secondo loro considerano esteticamente più valida, insomma. Professor Brancaccio, quindi lei, che anche aderisce all'iniziativa di dopodomani, adesso poi Michele ci spiegherai chi vuole aderire cosa deve fare concretamente, perché basta andare su un sito, ma a che cosa dice di no? Lei dice di no alla guerra, all'escalation della guerra in Ucraina, all'invio di nuove armi, ma è chiaro che diventa ed è già qualche cosa che va oltre, no? Perché si mobilita un popolo. Tutta quella parte di italiani che non condividono intanto questa manichea e assurda divisione tra filo ucraini e filo putiniani, come se in mezzo non ci fosse nient'altro, che è veramente, vabbè, insomma, adesso io non devo fare l'opinionista. Ecco, lei a cos'altro dice di no? Guardi, se ci si deve denudare per aprire un minimo di discussione, siamo tutti pronti. Voglio dire, cioè, no. Se dobbiamo arrivare a questo, infatti, pure questo faremo. No, le dico qual è il punto, secondo noi, secondo gli altri sostenitori di questo appello che lei gentilmente ha citato. La nostra tesi è che per poter aprire una concreta e praticabile via di pace bisognerebbe affrontare questo tema, diciamo, del protezionismo unilaterale anche piuttosto aggressivo americano. Cioè, anche coloro i quali hanno sostenuto... Così diventate filo putiniani e anti-americani. No, le spiego, guardi, le sto rispondendo, anticipo. No, ma scherzo. Perché anche coloro i quali hanno sostenuto con legittime ragioni l'invio di armi in Ucraina per difendere l'Ucraina dall'aggressione russa, dovrebbero poter contemplare la possibilità di aprire una via diplomatica sulle questioni economiche. Persino quelli che all'inizio hanno contemplato la possibilità dell'invio di armi, perché se non si affronta questo tema, quello del protezionismo unilaterale, che apre una contesa storica sul futuro assetto economico del mondo, qui i venti di guerra si inaspriscono. Possiamo aggiungere, perché secondo me questa considerazione è importantissima, il professore non lo dice, Brancaccio, ma diciamolo, la seconda guerra mondiale, va bene, è intervenuta quando c'erano due giganti economici che si fronteggiavano, cioè la Germania e gli Stati Uniti. Adesso i due giganti sono gli Stati Uniti e la Cina, ma si comincia a parlare di recessione mondiale nell'anno prossimo 21. Certo. Qui siamo tutti ottimisti, sì, tutti spariamo, i dati economici bombe, eccetera, meravigliosi. Però la situazione è molto anche pesante. Se...